Ciao a tutti ragazzi da Caimano e Jimmy, ci troviamo ancora come nostra consuetudine qui a casa di Caimano House, come piace a me definire la situazione. E a questo giro è semplicemente una, tra virgolette, gitarella diurna che abbiamo voluto fare giusto per definire sempre area Castelli, torre, leggende, riguardando il paranormale, storie del castello, storia locale e niente. Una perlustrazione diurna per vedere poi magari un seguito notturno. Ecco, è giusto. E niente, sempre da dare la palla a Caimano, che ci spiega sia il lato storico che il lato della leggenda del paranormale. Quindi, Caimano. Allora, andremo alla Torre Viscontea di Involio, provincia di Novara, sito peraltro riportato in cronache scritte già nel 1039, ma è la parte che interessa la nostra leggenda e più che altro il paranormale è del periodo della metà del 300, perché a quell'epoca una bellissima dama si sposò con Francesco Pusterla, che era cugino di Luchino Visconti. Il matrimonio fu osteggiato appunto. Il nome della dama, Margherita. Margherita. Margherita Pusterla. Da qui la leggenda della famosa torre di Margherita Pusterla. Fu un matrimonio invidiato, osteggiato dal cugino che si era pazzamente invaghito di Margherita, da farle, appunto di farle delle avance. La donna fu costretta a parlarne al marito che volle vendicarsi, ma purtroppo fu costretto, scoperto e costretto in segreto e poi ucciso insieme al figlio appunto dal signore di Milano, Luchino Visconti, che segregò Margherita appunto in questo castello, nella torre del castello, e che sempre negò ogni avanza al cugino e morì, e venne uccisa appunto così. E pare appunto che il fantasma della dama inquieto alcune volte faccia sentire, insomma, le sue urla. Fumurata viva nel suo castello. Fumurata viva in questo castello. Che nel quale è rimasta soltanto la torre. Nel quale è rimasta soltanto la torre. E da qui si parte. Un paio di giri di cinte muraglie che sono ancora più vecchie della torre. E dove andremo noi? Dove andremo noi? E comunque questo castello di che anno risale? Ma questo castello, il fatto risale alla prima metà del 1300, ma il castello, insomma, la zona, il sito, le antiche mura risalgono a prima, e il primo documento scritto che ne attesta l'esistenza è del 1039. 1039, quindi anche questo castello è proprio. Sì, del castello ormai rimangono solo proprio una base. Appena appena di alcune mura e appena appena una base. Invece perché fu buttato giù? Fu buttato giù, sì, fu buttato giù nel 1356, tra il 1356 e il 1358. E come spesso capita per situazioni geografiche, politiche, di invasioni, non fu più ricostruito. E da allora è rimasto. Da allora è rimasta la torre, solo la torre, che comunque di proprietà ancora oggi privata di una famiglia benestante di Involio, è stata restaurata nei primi del Novecento, la merlatura, è stata ricostruita una scala interna in un primo tempo come quella originale in legno, e in secondo tempo in ferro. Va detto che queste torri, siccome erano a scopo proprio anche oltre che avvistativo, difensivo, avevano la porta d'accesso molto alta. Difatti, non so se poi potremo magari documentare fotograficamente, la porta è a circa 5 metri d'altezza, perché era difficile da raggiungere, si raggiungeva con una scala
pioli oppure con una scala di corda che una volta all'interno veniva tirata via in modo da rendere inaccessibile al nemico appunto l'entrata. Come anche le scale nei vari paramenti interni avevano lo stesso sistema, ecco, proprio il sistema di. Anche sì, lo stemma dei. Sì, sempre nei pressi della torre sono rimasti comunque sulle antiche mura, sono state costruite case, sono state mantenute ancora buone alcune antiche mura e rimane lo stemma originale appunto dei Visconti, che è il classico biscione che mangia un bambino con fuori le braccia. Che poi vedrete nel filmato, Sì, si vede molto bene il biscione. vi faremo vedere nel filmato anche lo stemma dei Visconti, perché sicuro è lì praticamente da vedere, e non lo filmeremo di sicuro. Del resto Francesco Pusterla era cugino primo di Luchino Visconti. Ho capito. E questo è tutto, Caimano. Non ci resta che Non partire. ci resta che partire con il nostro bagaglio di informazioni e andare in quel d'Ivorio a visitare questa torre e portare a casa dei risultati, comunque sia, è una gita diurna. E allora partiamo. A dopo, amici. A dopo. The base. Ciao ragazzi, Ciao ragazzi. Per e adesso saliamo per la via più breve che porta alla Torre Viscontea. praticamente siamo ad Invorio, ok? Via più facile, più accessibile. Yes, seguiteci. Eccola là, la torre. Vi ricordiamo che, come abbiamo detto prima, poc'anzi, la presentazione è che purtroppo la torre si trova in una terra di proprietà privata, quindi non si può né entrare né fare nessun tipo di perlustrazione interna. Ma ci accontenteremo di fare soltanto una delle riprese all'esterno, comunque non priva di fascino. Queste cose sono ancora le mura, o no? Che mano. Sì, dovrebbero essere ancora i muri originali, quello che è rimasto, insomma. Ed eccola qua. Adesso c'è una macchina che sta arrivando. Facciamoci Dio da parte. E questa, signori, è la torre Viscontea. Viscontea d'Invorio, dove prima appunto abbiamo detto la presentazione che c'era anche il castello intero, ma è stato smantellato. Però il castello non era nel medesimo sito della torre. E questo è l'arco originale che rimane. Adesso sì. Bello il restauro conservativo che ha tenuto le pietre originali, i muri originali. Molto, molto bello. Cos'è? Napoliana quella lì? Sì, no. Cos'è? No, ho visto. No, no. Un po' pericoloso qua, Sì, ho attento. visto. Purtroppo è chiuso da un lucchettazzo.
il panorama che si stende da qui è carino, monti, colline. Adesso stiamo attraversando, praticamente stiamo girando intorno alla torre. Ascolta, saranno anche rifatti i merli, però li hanno rifatti in pietra più o meno similare. Ma è stata anche restaurata, tutti gli angoli sono, secondo me, sono rifatti. Vedi che le pietre degli angoli sono diverse dalle pietre che ci sono in mezzo. Adesso no, andiamo a vedere lo stemma. Sono uguali alle pietre usate per fare i merli. E comunque hanno fatto un egregio lavoro. Allora, questo è il famoso stemma del biscione che mangia il bambino. Esatto. Classico dei Visconti. Eh sì. Qua c'è anche una bella viuzza. Ma che bello. Andiamo a vedere, c'è un'altra parte, sempre del castello, però è più, no, ormai vedi qua Caimano? A vedere. Questa è un'altra parte, però sempre vecchia, però buttata giù. Vedi? Anche questa apparteneva al vecchio castello, sicuro. Sì, è inglobata nell'abitato. Poi qua tutta la discesa. Prendiamo anche qua. Dove eravamo prima? Qua è l'entrata della... Ma che bella l'entrata! Eh sì. Ha mantenuto i vecchi caseggiati, quello che potevano, ha mantenuto buono. E comunque sia, è qui praticamente dove si aggira, dove dice la leggenda. Vai avanti tu, Caimano. E si aggira il fantasma di Margherita Pustella. Questa donna assassinata dal cugino Duchino Visconti, che si era invaghito di lei, aveva fatto giustiziare il marito Francesco, il figlioletto, e lei era stata rinchiusa, appunto murata in una segreta. E appunto si narra che casi il fantasma della povera donna echeggia ancora tra le mura della torre e tra le mura del castello, che ripeto è da un'altra parte. Adesso stiamo andando da un'altra parte del castello, stiamo circondando questa guardate il panorama che si estende. Carino, eh? Oh no, Caimano? Sì, sì, certo. Questa doveva essere una vecchia strada, perché comunque... Beh, i basamenti mi sembrano originali. Poggia su delle rocce, anche se le filmi. Mi sto filmando. Vedi, c'è ancora la base del castello comunque, eh? Macchina. Ok ragazzi, siamo
fuori dalle mura del presunto di quel che era il castello di Imborio, che c'è ben poco da scoprire perché appunto c'è rimasta solo questa torre, il resto è tutto cenere. E niente, queste erano le mura difensive sicuramente che difendevano in epoca, penso ancora prima del Medioevo, no? Ma no, 1400. Ah, ok, quindi Medioevo. Le mura del, sì, queste del sono castello. Le mura esterne, quelle che si pensano essere le più vecchie. Eh sì. Tutto il circondariato. Dove poi si arriva al castello per questo sentiero. Ovviamente non esiste solo questo sentiero, ragazzi, non è che siamo ritornati indietro nel tempo, è semplicemente che questa è la parte più, come dire, genuina della passeggiata. Sì, prima abbiamo fatto quella che, insomma, dall'entrata del paese, la più accessibile, la più facile, anche se era più ripida però. Questo è l'antico sentiero, questo che ancora c'è. È vero. Poi chi lo sa, forse un domani riusciremo anche ad entrare e fare un'esplorazione notturna, o no, Caimano? Tu che ne sai? Che... Insomma, sarebbe bello perché, insomma, fare appunto nel castello e nella torre ogni tanto si manifesta il fantasma, questa povera sposa uccisa dal cugino. Uccisa dal cugino addirittura. Morata in una segreta. Il cugino, Luchino Visconti, che si era invaghito di lei, aveva fatto uccidere il marito e il figlioletto, e dopo l'ennesimo suo rifiuto aveva fatto murare in una segreta del castello. Quindi... Di là c'è la strada, notate, vedete? Che belli i cavallini. Boh, continuiamo il nostro viaggio per questo sentiero. Qua adesso dal muro difensivo si è trasformata in mure di civili abitazioni. Sì, di sentiero. Forse questa era l'originale. Questa qua era l'originale entrata del castello. I recinti erano due. Il più vecchio era quello esterno. Questo invece è una cosa più recente che era stato fatto a uso abitativo.
Ciao a tutti ragazzi. Ciao ragazzi. Siamo ritornati alla Caimano House e abbiamo fatto il nostro giretto, come avete visto dal filmato, che non c'è nulla di particolare, nulla di strano, nulla di bizzarro. Abbiamo giusto fatto un giretto così, perché visto che, appunto, come ho detto all'inizio, è un'esplorazione, essendo una terra, essendo in una proprietà privata, ci siamo accontentati di fare un giretto giusto tra le mura, fuori dalle mura del rudere, castello, torre, chi lo sa, e niente. Beh, però intanto abbiamo potuto appurare che tutti i dati riguardanti alla leggenda collimavano perfettamente. Riguarda cosa? Riguardo la posizione dell'ancora esistente torre, le date riportate sono le medesime, insomma, sarebbe bello poter tornare con le attrezzature giuste, registratore VP, telecamera agli infrarossi. Per fare un'esplorazione notturna comunque. Per vedere se veramente si possono captare le presenze di questo fantasma, di questa dama. Poiché tutti i dati in possesso con Limano, c'è ragione di credere che tutto torni, e quindi sarebbe bello poter fare un'esplorazione notturna. Sarebbe bello fare un'esplorazione notturna, ma bisognerebbe anche chiedere, perché come avete visto nel filmato, praticamente non siamo in un posto isolato, siamo in un posto comunque dove è proprietà privata. Proprietà privata, e in più chiedere permesso sicuramente. Sì. In più è pieno di case, quindi dovremmo anche avere dei permessi dal proprietario. Certo. Per poter fare questa cosa qua. E speriamo di aver ripresto. O no? Speriamo di poter tornare. E buon ragazzi, questo è tutto. Giusto una puntatina riguardo appunto a questa leggenda che abbiamo voluto dedicare. Chi lo sa se domani riusciremo ad approfondire di più il discorso. Ma si vedrà il Ghostly Fog dove arriverà. E niente, come al solito io vi ringrazio per averci seguito anche in questa puntata, in questo filmato, in questa avventura. Il prossimo sarà più intrigante, ve lo dico già, sarà più avvolgente, o no? Che mano? Mi tiene all'oscuro, non so ancora la destinazione. Vabbè, dai, te lo dico io. Vabbè. E boh, allora con questo vi salutiamo e vi diamo appuntamento alla prossima, al prossimo giro. Ghostly Fog su Facebook, non manco mai di dirlo, giustamente. Jimmy Nero Rock su Facebook, info e contatti. Ed è Jimmy Nero Rock che Caimano vi danno una buona giornata, una buona serata, e che dire? Arrivederci alla prossima avventura. Arrivederci alla prossima avventura. Ha ragione. E non dico la locazione del Caimano House, perché sennò non vuole essere come al solito Vandalizzato. Ok, allora dopo queste due ci sentiamo, eh? Ok ragazzi? Ciao amici. Ciao ragazzi, un bacione. The Base.